Torniamo ad accendere i riflettori della nostra trasmissione sulla vertenza Terme di Sciacca, alla luce delle ultime novità che sicuramente saranno oggetto di approfondimento all'interno della nostra trasmissione, ma anche per domandarci se davvero le maestranze, le rappresentanze delle attività imprenditoriali, turistiche di questa città debbano ancora una volta rimanere a guardare, ovvero se abbiano la possibilità di far parte di un progetto di rilancio del patrimonio termale, perché tutti noi immaginiamo sempre che nell'ambito di un progetto di individuazione del partner privato, cosa che come sapete iniziata nel 1999 dopo la celebre legge Capodicasa mai attuata, questo privato eventualmente debba venire da fuori della Sicilia, potrebbe essere anche uno straniero, come è successo d'altronde con Roccoforte o con gli investimenti di Mangia, che Mangia è un imprenditore comunque siciliano. E invece, perché non immaginare una possibile gestione del patrimonio, evidentemente non nella sua totalità, ma nelle parti che lo compongono, da parte di imprese alberghiere o comunque di operatori turistici del territorio saccense? Questo è un tema che vogliamo affrontare, lo facciamo in punta di piedi, ma al tempo stesso anche con la voglia di mettere sul tappeto questa parte di dibattito che spesso viene, diciamo, accantonata a priori perché si ritiene, sbagliando probabilmente, che questa città non sia in grado di offrire delle soluzioni. Noi questa settimana partiremo da questo elemento di discussione, ne parleremo con i nostri ospiti, che ringrazio subito per aver accolto il nostro invito, ma evidentemente torneremo un po' anche a fare il punto della situazione anche alla luce di alcune novità interessanti che sono intervenute nel corso della settimana, a partire dal fatto che abbiamo appreso da uno degli ospiti che è qui oggi tra di noi che Invitalia sarebbe interessata ad investire sulle terme. Eppure questo è un argomento che viene quasi tenuto nascosto, se è possibile dirlo, anche da parte delle istituzioni, sia dalla regione che magari dal comune, magari il comune non lo sa e tuttavia probabilmente potrebbe chiedere qualche notizia in merito. Vi presento gli ospiti, che ringrazio ancora per aver accolto il mio invito. Giuseppe Recca, che è un collega che conduce in questa nostra emittente l'appuntamento diventato tradizionale di Meeting Sport, lo ringraziamo per essere qui. Accanto a lui Simone Perronace, che è un albergatore, un operatore turistico, che rappresenta anche un'associazione che si chiama Sciacca Turismo e che non è saccense, però è venuto a lavorare qui per ragioni che magari adesso ci dirà e quindi può anche darci un punto di vista di un non indigeno, e questo è un elemento che può anche indurci ad aprire la nostra mente. Voglio salutare nuovamente e ringraziare il dottor Alfredo Ambrosetti, ex direttore amministrativo delle Terme di Sciacca, è stato lui a rivelarci qualche giorno fa, ma avendolo appreso personalmente, quindi una notizia di prima mano, che Invitalia avrebbe chiesto notizie sulla questione termale. E poi salutiamo e ringraziamo Ezio Bono, anche lui operatore turistico, albergatore, che anche lui rappresenta l'associazione Sciacca Turismo. Voglio cominciare da una riflessione che chiedo a Giuseppe Recca. Insomma, tu, anche tu, ogni giorno ti occupi sul tuo giornale, sulla Sicilia, di questa questione termale. L'idea che si escluda a priori la possibile partecipazione di imprenditori turistici locali in un progetto di anche di individuazione a partner privato, in effetti è una cosa con la quale non abbiamo mai fatto i conti. Eppure perché si esclude a priori, secondo te? Buonasera. Intanto la proprietà delle terme è della Regione e non mi pare che la Regione abbia dato indicazioni in tal senso, cioè non ha mai escluso, ha parlato di privati, di operatori privati Non ha chiesto che, il passaporto, diciamo, ecco, ecco. quindi non lo ha escluso di fatto la Regione. Forse lo escludiamo noi sul piano culturale perché immaginiamo che debba venire lo straniero ad acquisire un grosso patrimonio come le Terme di Sciacca e probabilmente perché ci siamo abituati, perché per Roccoforte è stato un investimento straniero, come giustamente hai detto tu, lo è stato anche in parte straniero, no, però non ci sono saccensi che hanno prelevato le strutture di Sciaccamare. In entrambi i casi però non dimentichiamo che c'è stato un importante contributo e intervento autorevole da parte degli enti pubblici, perché non so fino a che punto
Roccoforte sarebbe stato interessato a Sciacca se non avesse avuto l'aiuto di fondi pubblici, ed è inutile andare a spiegare un po' cos'è accaduto e che tipo di investimento è stato. Quindi non c'è un accordo di programma quadro. Non c'è un'esclusione, però da anni sento parlare di Terme, il famoso spezzatino, così denominato, e chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Non entro nel merito, neanche lo capisco, quali sono le motivazioni di carattere tecnico, amministrativo, e di chi propende da una parte e di chi propende dall'altra parte. Però credo che si possa discutere, valutare, fermo restando che tocca alla Regione la decisione finale. E io a tal fine ho portato una interessante valutazione fatta dall'economista Rosario Faraci, al quale nel 2020 il presidente della Regione dell'epoca, Nello Musumeci, affidò un incarico di preparare un dossier per avere un quadro chiaro della situazione delle Terme di Sciacca e Cirale da tutti i punti di vista. Mi risultò strano che la Regione non avesse una sua idea di quelle che erano le Terme siciliane e affidasse a un esperto uno studio sulle Terme di Sciacca da tutti i punti di vista. Una parentesi, Giuseppe, prima che tu faccia riferimento, la Regione non aveva un'idea, la Regione aveva escluso che fosse un asset strategico le Terme di Sciacca. Nel 2011, assolutamente. Quindi, assolutamente. Diciamo che l'idea che aveva era particolarmente netta e purtroppo contro questo territorio. Se vogliamo parlare di questo, possiamo dire che sono convinto che la Regione non ha mai avuto un'idea di cosa fare con le Terme di Sciacca e di Acireale. Ne è una conferma il fatto che io in 30 anni di assessori regionali alle Terme, Alfredo me lo può confermare, ne ho visti tanti di passaggio che si sono fermati sia in campagna elettorale, sia io ne ho contati 12. In altri momenti. Ne ho conosciuti parecchi assessori regionali che sono venuti qui e tutti non avevano idea di cosa fosse le Terme, parlavano in termini astratti di rilancio, di sviluppo, di benessere, di turismo, ma senza entrare mai nei dettagli. E cosa dice Faraci? Cosa ci vuoi Faraci segnalare? Dice, al termine della sua analisi di 226 pagine, che immagino il dottor Ambrosetti conosca, al termine dice, si ritiene avviare un dialogo costruttivo con le comunità locali di Sciacca e di Acireale per fornire loro un quadro aggiornato sull'evoluzione della vicenda, anche al fine di acquisire una maggiore consapevolezza collettiva sull'importanza di tutelare con ogni azione il patrimonio termalistico e assicurare quelle misure di sostegno per la ripresa delle attività negli impianti. Né Musumeci né Schifani, che probabilmente questo tipo di studio di Faraci non lo ha mai letto, si sono preoccupati di dialogare con le autorità locali o con le imprese locali, perché ad oggi noi vediamo che non c'è un dialogo, non c'è un confronto con la Regione da parte delle autorità locali, a meno che non fai uno sciopero e cominci a far sentire forte la tua presenza. Io ero presente all'incontro che il presidente della Regione Faraci ha avuto con il sindaco di Sciacca, Schifani. Il presidente della Regione Schifani ha avuto con il sindaco di Sciacca. È come se non l'avesse mai visto, nel senso che lei è il sindaco, sì, noi stiamo lavorando, ha detto semplicemente questo, e quindi non c'è mai stato un confronto. Ma tanto è bastato per Fabio Termine ad indurgli fiducia in questa vicenda, dice che adesso si sente di parlare con un interlocutore credibile. Sono bastate anche un paio di interventi, eccetera. Sembra che ci sia attenzione. Io non mi fido, in ogni caso. A pelle non mi fido, perché dopo aver visto 10-11 assessori passare alle Terme di Sciacca, dopo aver sentito più volte le stesse analoghe affermazioni da parte del predecessore di Schifani, Musumeci, e se non c'è qualcosa di concreto, di reale, è normale che sia così. E credo che sia anche il modo di pensare dello sciacchitano, perché siamo troppo delusi di come è stata gestita la vicenda Terme negli ultimi 9 anni. Siccome io, da giornalista che non fa politica, vedo dal punto di vista dei cittadini, dell'opinione pubblica, della gente comune, io non mi fido e credo che fino a quando non c'è qualcosa di concreto bisogna aspettare e capire e
per dare un giudizio finale. Poi ti ricordo che siamo in campagna elettorale, anche ogni annuncio evidentemente può essere finalizzato all'appuntamento elettorale di giugno. Certo, per completezza di informazione, anche per rispettare la par condicio, abbiamo citato Schifani, Musumeci, citiamo anche Crocetta che chiuse le terme. Proprio mi sembra doveroso. Ci penserà il dottor Ambrosetti. Proprio se posso. Infatti volevo passare, tenga a mente quello che deve sì, dire. Sì, perché mi volevo ricollegare al discorso di... Poi io vorrei introdurre quest'altro tipo di elemento. A questo punto, secondo me, non abbiamo certezza, ma credo che non ci siano dubbi che a limitare lo sblocco di questa vertenza sia stato il fatto che la Regione ha sempre pensato, e probabilmente continua a pensare, che questo patrimonio si deve affidare interamente, non si deve immaginare nessuno spezzettamento. È probabile che sia così. Anche Faracci diceva che era consigliabile mantenerlo interamente ed affidarlo interamente. Conosco. Tuttavia però Faraci dice anche coinvolgiamo la conosco la relazione, collettività. Conosco la relazione del professore Faraci, che peraltro conosco, ma devo dire che c'è un passaggio ulteriore. Dobbiamo tornare un attimo, come diceva lei, al governo Crocetta, perché governo Crocetta, Musumeci era un consigliere regionale, era un deputato regionale. E quando si trattò di riacquistare i beni in usufrutto, si ricorda grosso modo, non basta andare a leggere il dibattito parlamentare che io ho letto perché l'ho riportato anche nella pubblicazione, dove Musumeci votò favorevolmente a questa sorta di accantonamento di queste somme per il riacquisto dei beni, che poi avvenne successivamente, però invocando a gran voce la ricerca delle responsabilità sullo Stato che già allora, sullo Stato in cui erano ridotte già allora le terme di Sciacca e di Acireale. Non se ne fece nulla. Tornando alla sua, dico per confermare e concludere il discorso di Giuseppe Recca, tornando alla sua domanda, la Regione vorrebbe, diciamo, sbolognare tutto, usiamo questo vocabolo, ma quell'auspicio che il professore Faraci aveva manifestato nella chiusura della relazione si era realizzato, è un paradosso, si era realizzato perché ci fu il momento finale del governo Crocetta in cui si parlò di assegnazione dell'intero patrimonio termale al comune di Sciacca, partendo dal presupposto che se le terme erano una risorsa strategica per il comune di Sciacca, poteva essere il comune di Sciacca a farsi personalmente interprete e tutore di questa risorsa. Lei sa bene come finì. Per me fu un'occasione storica, io fui uno di quelli che dichiarò chiaramente che questa era un'ottima soluzione, perché in qualche modo sarebbe stato molto più facile e molto più veloce una assegnazione anche frazionata, sempre con procedure, attenzione, ad evidenza pubblica, mai regalando niente a nessuno, ma per esempio una gara solo per le piscine dei Molinelli, che voglio ricordare sono piscine, pizzeria e bar, o una gara per il bar delle Terme, uno dei posti più, diciamo, pregevoli della città, o una gara solo per il Grand Hotel delle Terme, o una gara solo per le antiche terme dove andare ad allocare il wellness, il fitness e la beauty farm. Allora, era una cosa che il comune avrebbe potuto fare in tempi ragionevolmente brevi, e mi ero messo anche a disposizione allora dell'amministrazione Valente rispetto a questa cosa, ma questa cosa poi il comune decise di mollarla, sbagliando, perché... Quindi lei ritiene che l'occasione della concessione alla firma di Baccelli... Era un'occasione storica. È stato un errore restituire... Interprete della propria risorsa fondamentale. E quindi l'amministrazione Termine ha sbagliato a restituire i beni. L'amministrazione Termine ha restituito i beni. Sì, certo. Obbedendo però ad un'indicazione che proveniva da Palermo. Esattamente, sì. Lo sappiamo che dentro l'amministrazione regionale, dopo Crocetta, ci furono pro e contro. Certo. Lo dimostra il fatto di questi 90 milioni di euro che non sappiamo, come abbiamo detto nell'incontro scorso che abbiamo avuto, non sappiamo come saranno spesi, come, con chi, con quali progetti. Quindi il punto di svolta di questa vicenda può essere il coinvolgimento dei privati frazionando, come preferisce dire lei. Certo, frazionando sarebbe secondo me una cosa molto... molto veloce, separando gli aspetti più squisitamente sanitari, quindi stabilimento, stufa, eccetera, dagli aspetti invece più specificamente. La fermo un attimo qui. Simone Perronace, con quali occhi, con quale spirito un romano
guarda a questa realtà, essendone venuto naturalmente a conoscenza. Noi oggi siamo lieti che lei sia presente in questi Grazie. Studi per dire la sua su questo argomento. Poi le chiederò quale prospettiva potrebbe immaginare un imprenditore come lei, per esempio, per una eventuale gestione di qualche parte di questo patrimonio. Intanto con quale spirito guarda questa realtà? Ma io naturalmente mi permetto di parlare da ignorante in materia, no? Perché non essendo autoctono non conosco le varie vicissitudini, ne ho sentito parlare, le varie vicende. Vive a Sciacca da qualche anno? Da 4 anni. E quindi? Quei 4 anni sono... Quello che dico si però... Si impara. Quello che dico è, mi sembra che l'attenzione sia focalizzata sempre sugli stabilimenti e dimentichiamo in qualche maniera che noi abbiamo l'acqua. Non capisco, il turismo termale in Italia, parliamo dell'Italia, sta divulgando soprattutto in zone che non nascono come zone termali. Faccio un esempio di una grande azienda di cui non faccio il nome. No, aperto, lo può fare. Cucci Terme ha aperto le terme in vari siti in Italia e ha aperto le terme a Fiumicino, a Roma Fiumicino, la città dell'aeroporto di Roma. È acqua riscaldata, non ci sono le terme, non c'è l'acqua che noi abbiamo sotto i piedi. Eppure per entrare a Cucci Terme ci sono delle file clamorose, paghi tantissimi soldi, poi è vero che ti fanno trovare il brunch, l'accappatoio riscaldato, la grotta sensoriale con le proiezioni 3D. Quindi lei sta dicendo ci sono luoghi che le terme non ce l'hanno, ma se le sono inventate e vivono e luoghi il turismo che termale. Ce l'hanno storicamente. Termale no, perché l'aggettivo termale per legge può essere assegnato solo a quelle stazioni che utilizzano, a quelle aziende che utilizzano acqua termale autorizzata, concessa. Riconosciuta. Sì, però viene però percepita un sito del genere rientra nel turismo turistico, ecco, loro vogliono farla percepire come però termale, un sito del genere rientra, lo facciamo rientrare nel turismo termale e sì. Termale in quanto chi io questo tipo di che turismo? Vivo in una realtà stressata tutto il giorno, lavoro, ho i figli, a un certo punto decido di staccare e mi metto a mollo nell'acqua calda, che poi l'acqua sia vera o scaldata poco importa. Quello che non capisco da esterno è perché si parla di imprenditori, no? Si parla di grossi imprenditori che devono riprendere e riqualificare tutti gli impianti, ma perché io non posso comprare una jacuzzi e usare l'acqua che ho sotto la mia campagna? Perché non posso decidere? Perché c'è un grosso problema normativo. Però... Però c'era il consorzio, Ora ci arriviamo, no? perché lì ci porta il discorso di Simone, lì ci porta naturalmente. Faccio un piccolo esempio, fermatemi se mi dilungo. Io nel trasferirmi a Sciacca ho deciso di vivere in campagna, quindi non voglio vivere nel centro storico, vivo in campagna. Guardando la mia campagna ad agosto, dove la terra è sempre molto arida, no? È una terra argillosa, noti delle striature verde fosforescente e là trovi l'acqua, cioè là se vai con la zappetta trovi l'acqua, la mia zona si chiama Fontana Calda. L'acqua è termale proprio. L'acqua è termale, non a è un'acqua oligominerale. Non a caso trovi le striature verdi. Lo so, e allora mi chiedo, compro una jacuzzi, un'altra la compra Giuseppe, un'altra la compra Ezio, si riaccende in qualche maniera il turismo termale? Come dire, cioè, ritorna al di là delle problematiche normative, dici tu, che sono risolvibili. Che sono risolvibili. Però chiamo turisti, riciclano i soldi e a quel punto si può anche pensare che un imprenditore autoctono possa riprendere in gestione gli impianti. Io mi chiedo, se intervengo. Anzi, ti ringrazio. Mi chiedo se... l'Aeroviaggi Mangias utilizza acqua termale ed è stato autorizzato ad utilizzare l'acqua termale, perché non lo può fare Simone Perronaccio ed Ezio Boni. In questo momento non lo può fare, dottore Ambrosio. Perché, perché non si può fare? La domanda è perché non si. Cioè, la domanda è qual è la ragione, diciamo, giuridica per la quale questa cosa non è percorribile. Noi dobbiamo distinguere gli alberghi Mangias ex Sitas nascono come alberghi termali.
Quindi sono degli alberghi che hanno dei reparti di cure termali, che hanno le piscine con acqua termale. L'utilizzo dell'acqua termale passa attraverso una serie di regole. Quindi erano già autorizzati dall'inizio. Sì, sono poi aborigine, come si dice. Hanno volturato, perché cominciò Ponte, vi ricordate? Non ci fu? Come no? Hanno poi volturato la concessione. Allora, chi vuole utilizzare... Che l'esperienza era quella di Abano, no? Sì. Si voleva ripetere Abano. Esatto. Perfettamente. Chi vuole utilizzare l'acqua termale per scopi o ludici o terapeutici, perché la piscina termale è una piscina ludica, non è una piscina, teoricamente potrebbe essere anche una piscina balneoterapica, quindi, per cui c'è tutto un meccanismo che passa prima per la concessione mineraria, perché l'acqua termale è considerata dalla legge non solo regionale ma anche nazionale un prodotto da miniera, è un minerale liquido sostanzialmente. E questo riguarda sia le acque termali, che si chiamano termali per la loro temperatura, se superano i 20 gradi, sia le acque minerali, che hanno invece una serie di elementi disciolti, ma possono essere termominerali, come succede a Sciacca. Ottenuta la concessione mineraria, bisogna avere tutta una serie di regole, il direttore tecnico della concessione mineraria, cioè ci sono tutta una serie di cose, bisogna ottenere per quell'acqua che viene emunta, bisogna ottenere l'autorizzazione sanitaria. Cioè l'autorità sanitaria deve dire quest'acqua si può utilizzare dal punto di vista batteriologico, dal punto di vista fisico-chimico, dal punto di vista organolettico, quest'acqua è utilizzabile per prestazioni di natura termale, sia che si tratti di prestazioni ludiche, piscine, sia che si tratti di prestazioni terapeutiche, quindi inalazioni, irrigazioni, aerosol, stufe, eccetera. Per fare questo ha bisogno di un direttore sanitario. Ogni struttura ha bisogno di un direttore sanitario. Dopodiché, fatto questo, ottenuta la concessione mineraria, ottenuta l'autorizzazione mineraria, secondo poi c'è il controllo di questi enti, che è un controllo addirittura mensile quello sanitario, mentre è annuale quello del distretto minerario, fatto questo si può utilizzare. Questo mi permette anche di ricordare che quando anche la regione volesse decidere di privatizzarle definitivamente, l'acqua rimarrebbe pubblica. L'acqua è un bene. Ecco, e questo è un passaggio che è fondamentale. No, ma infatti, ti regalo tutto il patrimonio termale, ma l'acqua rimarrebbe comunque lì. Ma devi ottenere pubblica. La concessione. Esatto. Poi. Voglio coinvolgere Ezio Bono. Sì, l'ultima. Tant'è che nel bando che noi scrivemmo, lei ricorderà, c'era scritto che chi si aggiudicava la gestione avrebbe avuto entro 2 anni la concessione mineraria, perché senza concessione mineraria l'acqua non si può usare. Ezio Bono, quanto sta mancando la disponibilità delle terme come indotto al turismo nel suo complesso a Sciacca? Già ormai da 10 anni che sono chiuse le terme adesso sono in uno stato veramente di abbandono, di degrado totale. In questi 10 anni sono nati tantissime piccole strutture ricettive. Volevo parlare dell'importanza, cosa hanno fatto in questi 10 anni le strutture ricettive. Hanno investito milioni e milioni di euro in questo territorio, costruendo strutture ricettive, piccole, grandi o medie. Hanno garantito centinaia di posti di lavoro, tanto personale del Grand Hotel e delle terme. Quando sono state chiuse, che poi nel giro di una settimana le terme sono chiuse, il Grand Hotel, sono venute a lavorare da noi. Ci siamo sostituiti in questi 10 anni ad un declino dell'economia, quella della marineria o anche dell'edilizia, siamo subentrati noi, però noi eravamo rimasti senza un'identità turistica, perché noi eravamo conosciuti come città termale. Terme fungono da identità turistica. Certamente, questo è un passaggio che secondo me è molto importante. Anche nella cultura, come diceva prima Giuseppe Recca, il fatto è culturale, non c'è niente da fare. E noi eravamo rimasti senza un'identità. Però ci abbiamo creduto, abbiamo portato il nome di Sciacca in tutto il mondo, abbiamo fatto una fortissima promozione e adesso anche senza le terme ci abbiamo lavorato tanto, siamo una delle città turistiche più importanti della Sicilia, senza le terme. Perché abbiamo fatto promozione di altri siti bellissimi di questa città. E quindi lei mi sta rispondendo, quanto sono mancate? All'inizio tantissimo, eravamo in difficoltà. Se ci fossero state pure le terme? Saremmo veramente il primo polo siciliano. Sicuramente. Sicuramente, infatti. Però poi rifletti e pensi alla politica in generale, perché noi si aspettava sempre l'imprenditore estero, si parlava proprio di imprenditore, poi un fondo, addirittura ci fu un periodo di tempo, si parlava anche di un fondo arabo.
Però di concreto non c'è stato nulla. Un arabo è arrivato a visitare le terme di Sciacca, non si è mai appreso, però c'è stato un arabo che ha visitato. Anche degli inglesi sono arrivati, li accompagnai io in un giro 4-5 anni fa, cioè, manifestazioni di interesse ne sono state. Poi ricordiamoci quando, a proposito di frazionamento dei beni, Mangia, il compianto Antonio Mangia, in un'intervista rilasciata a me, disse sì, io sarei interessato a prendere all'albergo il Grand Hotel delle Terme, perché dice io questo faccio di lavoro, non è che disse niente di male, e però la regione aveva in mente altro, e questo è il punto. Però, ma anche la politica locale non ci ha mai tenuto in considerazione, si pensava sempre a un grande investitore dall'estero. Mai si è visto con un occhio gli imprenditori locali cosa sono in condizione di fare, perché oggi siamo noi, siamo rimasti solamente noi. Noi oggi possiamo dire che siamo l'unica soluzione per la riapertura delle terme. Naturalmente dobbiamo dividere questa proprietà perché noi non ce l'abbiamo la forza di andare a gestire, però noi siamo nelle condizioni di poter gestire con un canone, uno sconto, una gestione per 30 anni. Però adesso io vi garantisco che le piccole strutture sono in condizione di gestire il parco, tutte le proprietà termali, naturalmente frazionate. Tranne il reparto cure. Per quelle ci vogliono competenze. Sì, lì ci vogliono competenze particolari, però secondo me anche quelle competenze in questo momento a Sciacca, dove una realtà sanitaria, un'offerta sanitaria privata, diciamo, non concorrenziale, ma coordinata con l'offerta pubblica, esiste in termini di diagnostica e terapia, quindi ci potrebbe essere un interesse. Ma mi vorrei riferire a quello che ha detto Bono un attimo fa. Io sono dell'opinione che il frazionamento gioverebbe all'imprenditoria locale. Gioverebbe all'imprenditoria locale e metterebbe in condizioni subito di poter intervenire, magari, come le dicevo nell'incontro di qualche giorno fa, partendo con strutture tipo i molinelli o il bar delle terme, per esempio le piscine potrebbero essere aperte subito, cioè ristrutturate prima, e aperte subito anche senza utilizzare da subito l'acqua termale, ma dando un tempo, un paio d'anni ai gestori, cioè agli imprenditori che acquisiscono la titolarità della gestione per 30 anni, dando la possibilità di avere un paio d'anni per ottenere la concessione mineraria e l'autorizzazione mineraria, e quindi tornare a usare l'acqua termale, perché ci vuole tempo per avere questo. Io li ho vissuti come direttore dell'azienda e vi garantisco che ci vuole un anno e mezzo, quindi, 2 anni. Nel caso, le piscine del parco, che per ora sono un rudere, sì, sono un relitto. Peraltro è anche crollata la struttura lignea. Qui ci vuole una pausa di silenzio, non lo sapevo. Questo ce la dice lunga su cosa significhi chiudere. Una bellissima qualcosa. Struttura lignea fatta dalla Kaufmann, che era un'impresa tedesca specializzata. Lei dice, un privato di Sciacca, per esempio, Bono, faccio un esempio, acquisisce le piscine, le ristruttura, le rimette in funzione con una concessione che per gli permette 30 anni, di ammortizzare il suo investimento. E secondo me per 10 anni o anche per 15 anni non dovrebbe nemmeno pagare il canone. E ci comincia subito a lavorare. Utilizza l'investimento, fa l'investimento di reengineering. E lo stesso vale per le molinelli. I molinelli addirittura sono ancora più appetibili perché hanno piscine, pizzeria e bar. Quindi. Però mi chiedo perché i molinelli, quando li hanno messi in vendita, non c'è stato nessuno. No, non li hanno messi in vendita, Giuseppe. I molinelli sono stati riacquistati dalla regione. Sì, ma prima però erano stati messi dal commissario. Ma perché in non si, perché, si, si, perché si andava si navigava a vista. Cioè, come diceva poco fa D'Antonio all'inizio, la regione non sapeva cosa voleva. In realtà lo sapeva cosa voleva, perché nel 2011 stabilì che le due aziende di Sciacca e di Acireale non erano strategiche e quindi dovevano essere dismesse. Lì nasce il loro. Scusate, io intervengo sempre perché non me la tengo. Perché poi voglio darti un altro spunto. Noi quando si parla del Grand Hotel delle Terme, il Grand Hotel delle Terme è di una gestione semplicissima. Il Grand Hotel delle Terme quando era aperto faceva 75 camere. Oggi a Sciacca ci sono piccoli imprenditori che gestiscono più di 100 camere. Quindi il know-how l'avete acquisito, dici? La conoscenza del settore l'avete acquisita? Oggi sì. Quindi siete in grado? Siamo diventati forti, siamo riusciti in associazione, siamo forti adesso. Non allontaniamoci dal tema centrale, Giuseppe, però una cosa mi viene in mente mentre lui dice nel corso degli anni sono nati tanti posti letto, tanti imprenditori si sono messi in nonostante gioco. Nonostante tu. E noi siamo scesi sotto 40.000 abitanti perché i ragazzi evidentemente se ne vanno a cercare lavoro altrove. Se non ci fosse stato questo
questa tendenza così favorevole, saremmo ancora meno in questo momento a Sciacca come numero di abitanti. Io mi ricordo le parole del compianto Franco Zammuto, che mi diceva sempre, lo scriveva nei suoi comunicati quando riempiva le nostre redazioni delle sue riflessioni, e Sciacca può vivere soltanto ed esclusivamente, potrebbe vivere esclusivamente di turismo, inserendo naturalmente le terme operative e funzionanti ai massimi livelli. E quindi è davvero una risorsa grandissima che potrebbe compensare le criticità attuali di pesca, di agricoltura. Il problema è che dobbiamo crederci noi per convincere la regione, che non ritiene strategico il turismo termale, per convincere la regione ci vuole evidentemente qualcosa di più forte. Non basta probabilmente né la marcia su Palermo che si è fatta, né lo sciopero di alcuni la giorni fa, la manifestazione, non chiamiamolo sciopero, la manifestazione di alcuni mesi fa. Cosa occorre in questa città? Una volontà politica? Che tipo di politico ci vuole per convincerlo di fare in modo che le terme possono essere risorsa, ma non solo per Sciacca, ma anche per l'intera Sicilia? Cioè la regione deve convincersi che stiamo parlando di una risorsa di carattere regionale, che non è un problema localistico. Io ricordo che alla presentazione del libro di Ambrosetti e di Cardinale ci fu un intervento che mi ha colpito, perché non sapevo questi dettagli, dell'ex sindaco Fabrizio Di Paola, che andava periodicamente a Palermo quando molti lo criticavano perché lui faceva le lettere e si doveva ne faceva due al giorno, ma perché non vai lì, perché non va a piantare la tenda? Ma Di Paola aveva grande rispetto istituzionale, è un suo modo d'agire, e oltre alle lettere andava spesso a Palermo. In quell'occasione Di Paola disse che era visto come un fastidio, i dirigenti regionali quando lo vedevano immaginavano già che lui voleva sapere notizie sulle terme che erano state da poco chiuse dal governo Crocetta, gli dicevano di nuovo qua, non ci sono novità, e lui pressava e lui era in imbarazzo seriamente. Quindi non lo so, sul piano giornalistico abbiamo tantissimi spunti. A me i colleghi della redazione centrale di Catania da qualche anno mi fanno scrivere pure di Acireale, certo, pur essendo distante, perché lì praticamente è tutto morto. Qui c'è un movimento. Lì i libri furono portati in tribunale, giusto? Un movimento. Sì. No, ma lì c'è l'opinione pubblica che è ormai silenziosa, assente. Ma anche qui ci fu il tentativo, Giuseppe, scusami se ti interrompo. Io vorrei ricordare che anche qui ci fu il tentativo di ottenere una declaratoria fallimentare nei confronti della Terme di Sciacca Spa. Ci fu un momento molto critico, quello quando vennero iscritti nel bilancio di colpo le spese per i dipendenti che erano del ruolo speciale. Dico, non voglio essere tecnico, insomma, no, a un certo infatti punto calarono questo, per cui ci fu il rischio di un Ma ora voglio coinvolgere di nuovo Simone nella discussione e torno a fare la stessa domanda. Dalle cose che ci stiamo dicendo, qual è l'idea che viene fuori? Massimo, è evidente che se dovessero riaprire le terme tutti ne beneficerebbero, a prescindere da chi le gestisce. Ne beneficerebbe il commerciante, il ristoratore, le varie strutture ricettive che aumentano sempre di più di anno in anno. Sta dicendo una cosa importante, perché quello che auspica come prospettiva Sciacca lo aveva. Sciacca, quando le terme funzionavano, ne beneficiavano tutti, no? Ne beneficiavano il commerciante, il ristoratore, il ceramista. Cioè, infatti mi posso permettere un gran bel giro. Che diceva che per ogni lira spesa alle terme di Sciacca, 8 erano spese fuori. Il rapporto del Censis. Quindi mi permetto di fare un'osservazione. Sciacca è una, è, credo, l'unica città in cui sono stato che, più che essere proiettata al futuro, si proietta facilmente al passato. Che quasi quasi le persone che mi incontrano, qualsiasi argomento si prenda, la frase è dobbiamo tornare a come eravamo 30 anni fa, 20 anni fa, 40 anni fa. E non è sano sempre questo, no? Perché anche le terme stesse, la riapertura delle terme, se fosse vera, fattibile,
deve per forza presumere un'ottica nuova, un'ottica da 2024, che non è più, non saranno mai, non torneranno mai le terme che c'erano prima. Certo, no? Certo. Chiaramente. E a quel punto tutti ne beneficiano. Tutti ne beneficiano e a quel punto Sciacca lavorerebbe in maniera serena tutto l'anno. Quindi per esempio in questa prospettiva che avevano provato ad introdurre come elemento di ipotesi di lavoro che per me rimane ancora l'associazione Sciacca Terme Rinasce, di fare un consorzio con l'adesione di tutte le attività ricettive per condividere un progetto di utilizzo delle acque termali. Ma perché il consorzio avrebbe facilitato gli imprenditori, cioè tutta quella questione che avrebbe risolto tutti i problemi di autorizzazione, l'autorizzazione, se ne sarebbe occupato il consorzio, mettendo a disposizione poi dei consorziati, degli imprenditori consorziati. Vi faccio una domanda, Simone Perronacci, che abita a Fontana Calda, se va a trivellare nel suo terreno e trova l'acqua termale, la può utilizzare? Viene denunciato. Io ti ricordo che nel 1989, tanto per dargli l'idea, può avviare quel procedimento di richiesta di utilizzo. No, il procedimento si deve avviare prima della perforazione. Ma come faccio io a sapere se ho acqua termale? Devi fare i tentativi. Nell'89, D'Antoni, lei si ricorda che nell'89 furono denunciate 109 persone incontrate da Isabella Sovaleto Sant'Antonio per pozzi idrotermali perforati senza autorizzazione? C'era addirittura qualcuno che aveva l'acqua del mare nella doccia del bagno, quindi. Sì, ricordo, non lo sapevo, ci ricordo anche che lei, mi ricordo anche che lei da consigliere comunale si opponeva ai progetti di espansione di Isabella. Sì, sì, sono sempre stato contrario, perché... Perché lì si trova l'acqua termale. Perché alcune falde si sono rovinate, credo. Contaminate dalla rete fognaria. Ci sono tre falde inquinate sicuramente, che sono Molinelli, quindi salso bromoiodica, Santa, salso solfato alcalino terrosa, e Fontana Calda, che è un oligominerale. Quindi lei e Isabella ha un po' di nemici. Io ho fatto una battaglia, ricorderà. Me lo ricordo, infatti gliene sto dando... Non ha la casa, quindi. Riconoscimento. Sarebbe stato, vabbè, Sciacca è città delle contraddizioni, ma questa sarebbe ma stata... Ma se non cavolosa. Sono strategiche le terme, io posso costruire dove ci sono le falde, ovviamente. Senti Giuseppe, ma tu cosa pensi di questa novità che viene fuori, che secondo me non è di secondaria importanza? Prevedere di coinvolgere il privato adesso e quindi chiedendogli di condividere il finanziamento per rimettere in sesto il patrimonio, per fare in modo poi che la strada per poi l'affidamento sia spianata. Io credo che oggi l'unica soluzione sia questa, perché se tu metti di nuovo soldi pubblici, rifai quello che devi fare, poi ci vuole il tempo che ci vuole per trovare il privato e tutto si deperisce di nuovo. Questo è un passaggio poi, interessante, è un passaggio interessante. Però come far capire alla regione che si può fare questo tentativo, visto che non c'è un dialogo, non c'è un'interlocuzione? L'altra sera in Consiglio Comunale hanno approvato il documento con cui chiede all'unanimità al Consiglio Comunale questo tipo di intervento alla regione. Ma io ricordo che di documenti con richieste alla regione, i Consigli Comunali ne hanno approvate decine nel corso di questi 9 anni e anche prima, per suggerire alla regione di rilanciare l'azione termale. Ogni documento che si approva è carta straccia, a meno che non lo si faccia approvare come era nelle intenzioni. Non so se nel dibattito consigliare è emersa questa cosa, non lo si faccia approvare anche ad Acireale, perché sarebbe interessante, così come è emerso dall'incontro tra Termine e il sindaco di Acireale Barbagallo nei giorni scorsi, si faccia un fronte comune per convincere Palermo, convincere i palazzi alti della regione a dialogare con i comuni, ad ascoltare suggerimenti, a inserirli in un tavolo tecnico. Schifani, il tavolo tecnico sulle terme, lo ha costituito 3 mesi fa, ma non ha mai telefonato ai comuni di Sciacca e Acireale per dire venite che ci incontriamo. E se non fosse per l'azione volenterosa del comitato civico, che sta facendo, devo dire, un grandissimo lavoro, soprattutto per fare in modo che le terme, come sta accadendo ormai da qualche anno in Sicilia, oltre ad essere sconosciute ai giovani, sono abbinate al concetto di spreco della Sicilia. Le terme dai giovani sono conosciute come spreco, non sono conosciute come risorsa. In che senso spreco? Scusa. Spreco di denaro pubblico, spreco. Come il teatro, come il teatro, come le opere pubbliche, come i famosi soldi spesi.
Perché, ma perché questo dipende dalle inculture. Allora fammi dire, visto che hai parlato del Comitato Civico, che io un riconoscimento pubblico al Comitato Civico glielo do anche per il lavoro che sta facendo nelle scuole. I ragazzi non sanno nemmeno che Sciacca una storia. Mi riferisco a questo, i ragazzi giovani, quando stanno facendo un lavoro straordinario, non sanno nulla sulle terme. Esatto. E se sanno qualcosa, sanno che c'è una cosa chiusa, lì abbandonata, degrado, inefficienza della pubblica amministrazione. Ambrosetti, su questa cosa della possibilità di coinvolgere il privato... Ma io vorrei sentire Ambrosetti se lui è d'accordo sulla positiva azione del Comitato Civico. Certo. Io ho, rispetto a questa vicenda, una duplice idea. Da un lato che quella della sensibilizzazione e mobilitazione è meritoria, assolutamente meritoria. Dall'altro, però, devo dire che andare appresso alle soluzioni estemporanee che di volta in volta la Regione propina, io non sono molto d'accordo. Io sono d'accordo su una cosa, sono d'accordo sul fatto che il futuro delle terme di Sciacca deve essere deciso da una imprenditoria locale e per fare in modo che l'imprenditoria locale anche dalla classe dirigente possa intervenire in questo processo, si deve andare al frazionamento. E quindi lei dice che bisogna fare in modo che l'amministrazione chieda alla Regione questo. Però siccome questo è il paese di Perollo e Luna, la sindrome di Perollo e Luna, per cui se una cosa la dice lui non sono contrario io, e se la dico io diventa contrario lui. Sì, no? Sì, sì. Ma questa soluzione, rendiamoci conto che per 5-6 strutture frazionate metterebbe in condizione nel giro di 2-3 anni di riaprirle, di metterle in funzione, mettendo l'imprenditoria locale in condizioni di gestire, prendere, aggiudicarsi, quindi la gara, perché parliamo sempre di evidenza pubblica, prendere il bene, ristrutturarlo, gestirlo per 30 anni, non pagare il canone per i primi 10-15 anni, anche per periodi più lunghi non glielo farei pagare. Quando invece noi cerchiamo l'imprenditore che viene da fuori, noi sa cosa rischiamo? Rischiamo una colonizzazione che prima è economica e poi diventa culturale. Non c'è niente da fare. Io sono, come dire, contentissimo dell'iniziativa di Roccoforte, del golf resort di Roccoforte, ne sono contentissimo. Ma accanto a questo e accanto alle 4 strutture alberghiere e la quinta che nascerà di Mangias, gli imprenditori locali che lavorano e sudano su questa materia del turismo da anni devono essere messi in condizione di poter dire la loro. È innegabile che Roccoforte ha spianato la strada a tutti i bed and breakfast, tutti gli alberghi che sono nati a Sciacca. Allora, certamente la colonizzazione sono d'accordo, però le voglio ricordare. Ha costretto, lo dico tra virgolette, Mangia a farsi il quinto albergo di lusso. Certo, però le voglio ricordare che quando c'erano le terme chiamavano ancora B&B. Ma Sciacca era piena di affittacamere. Le case vacanze, di affittacamere. No, era un'affittacamere. Sì, però mi permetto, scusate, prego, perché prego. Ho una struttura argomento ricettiva. Argomento di Simone questo, quindi lui giustamente vuole dire la sua. Va bene gli affittacamere, va bene i B&B, va bene, chiamiamoli un po' come volete, però soprattutto negli ultimi anni abbiamo aperto la via a un senso dell'estetica, perché io non ero mai stato a Sciacca in hotel o in B&B perché avevamo una casetta, quindi... Però li ho visti e c'era effettivamente l'abat-jour di Vimini che non voleva neanche più nonna. Perché c'era un po' questo... È cresciuto, cioè... Sì, il livello... Adesso ogni struttura che apre, ma anche i ristoranti hanno proprio un senso estetico, un'accortezza particolare nell'accoglienza, nell'impianto. Fatemi coinvolgere Ezio. È cambiata la clientela. Lì dobbiamo dare merito al Verdura. Il Verdura ci ha fatto questo crescere. Intendevo poco fa, magari non sia mi sono come la clientela, sia anche come noi strutture. Noi guardiamo sempre il sito del Verdura, vogliamo rubare qualcosa. E quindi lì siamo cresciuti, non siamo più quelli di 15 anni fa. Le camere ora hanno tanti servizi, stiamo dando tantissimi servizi alla clientela. Siete cresciuti anche con la mentalità nel rapporto col cliente, il ristoratorio, albergatori, il cliente non è più un pollo da spennare, perché se lo spennate... Quello non solo non viene più, ma vi fa una pessima pubblicità. Certo, ecco perché cosa i giovani sono cresciuti da questo punto di vista. La classe imprenditoriale degli albergatori oggi
è una classe meridionale con cui si può discutere. Ma perché sono stati bravi a capire una cosa che è fondamentale nell'ambito del marketing turistico. Il servizio turistico è un servizio, non è un bene, quindi non ha una sua fisicità. Esatto. Per cui, paradossalmente, il primo soggetto con cui il turista, il cliente, entra in contatto è l'unica rappresentazione fisica del servizio. È lui. E non c'è niente di peggio della cattiva impressione. C'è l'imprinting, mentre la buona impressione si mantiene, la cattiva impressione non si cancella. Da questo punto di vista ancora c'è strada da fare. Per carità, ma siamo sulla buona strada. Però voglio aggiungere una cosa. I format televisivi come 4 Tele che ci danno suggerimenti, anche noi clienti, non soltanto a voi. Però abbiamo imparato a fare rete anche, cioè abbiamo imparato a collaborare, perché è evidente che chi ha una struttura ricettiva poi si appoggia al bar, si appoggia al ristorante, perché nel momento in cui io ho struttura ricettiva consiglio un ristorante, quindi esatto, ti dico dove andare a mangiare, secondo me io non posso fare una brutta figura. C'è anche il meccanismo, se Posteletto tutti occupati, un cliente che telefona, provi in ogni caso, provate a piazzarlo. Certamente. Quindi ecco, sì. La rete sempre. In questo serve sempre. La rete è questa. Anche in questo serve. Sempre. Una bravi. Cosa di questo tipo a Sciacca è rivoluzionaria, eh? Questo ve lo dico. Se lo fate, vi faccio i complimenti. Proprio per i Perollo e Lune. Ecco perché nasce l'associazione. L'associazione anche nasce per questo. Perché dobbiamo crescere tutti insieme. Le battaglie devono essere fatte ancora, questa città ancora deve crescere. No, io dico sempre, noi siamo cresciuti come strutture, la città ancora no, il Saccense ancora no, alcune attività commerciali ancora no. Uh-huh. Ecco, quando noi facciamo, io da più di 7 anni che faccio la proposta di investire una parte dell'imposta di soggiorno per fare i costi di lingua inglese alle varie attività commerciali che ci sono a Sciacca. Per il personale. Questo è un servizio, perché è brutto quando arriva un turista, un inglese, un olandese, e non trovi in un ristorante. Questa cosa è sottovalutata. È un limite ancora che c'è questo, è ancora un limite. Sottovalutata, non si considera l'importanza di una cosa di questo tipo. Ti apro un altro argomento, dobbiamo chiudere il centro storico. Questa amministrazione, dobbiamo fare un plauso, sta avendo la forza di voler chiudere il centro storico. Il centro storico, una città turistica, deve essere chiuso. E non ci dobbiamo sempre attaccare al problema del parcheggio, perché poi andiamo in altre realtà, in altre città, dove magari non hanno parcheggio, lì magari ci facciamo 3 chilometri a piedi, però poi ammiriamo quel centro storico magnifico e siamo contenti. E se ci andiamo tessiamo le lodi di quel luogo, diciamo guardate che bel posto, come se il nostro non fosse bello, ma il nostro non è del nostro, dobbiamo parlare male. Qui spesso in centro, quando ci sono eventi, e la gente si lamenta perché non può arrivare in centro perché c'è la ZTL, e poi ci si dimentica che l'area termale adibita a parcheggio è completamente vuota, però nessuno va a parcheggiare alle terme. Forse Saccenza vuole esorcizzare questa cosa delle terme chiuse, lì la macchina non ce la vuole portare perché lo fa stare per male. Rispetto, certo che è desolante, è suggestiva come indicazione. Sai che è cambiata la mentalità nostra? E tutto perché a Sciacca sono 5.000 posti letto. L'associazione, ecco perché facciamo rete, l'associazione che io rappresento è la prima associazione come posti letto in provincia di Agrigento. E questo è un motivo di orgoglio da parte nostra. Dei 5.000 quanti sono con voi? Allora dovete considerare che noi, allora, sono 240-250 sono i posti letto e bed and breakfast. E 1.300 fra case vacanze, residenza, affitta camere, boutique. Bel numero. E poi abbiamo i 3 stelle, saranno in circa sui 400-500, e poi i 4 stelle pochi gestiti da noi, e poi il verdura e il mangia se poi fanno. Quindi oggi 5.000 posti letto, 5.000 posti credo letto, che in 20 anni siano raddoppiati i posti letto a Sciacca, perché mi ricordo che eravamo sui 2000, 2002, 2004, adesso parlo dei primi anni 2000. Dati certamente, di cura, soggiorno e turismo. Che e poi realmente non sono 5.000, ma saranno 7.000 i posti letto. Certo. Perché questo è un altro problema che però poi bisogna affrontarlo. Poi avete il problema degli abusivi. Ora, fra un mese vedrai. Ce ne parliamo troppo. Abusivi che mi fanno impazzire perché si fanno recensire su Booking. Sì. Ma non ce l'hanno soltanto loro, il problema degli abusivi, ce l'hanno proprio gli imprenditori. Ce l'ha anche il comune con l'imposta di soggiorno. Certo, cioè. Perché il comune non ha entrate, perché se tu non sei registrato, cosa volevi dire su questo? No, il fatto degli abusivi, lì bisogna fare veramente, perché è brutto, perché quando una struttura come la mia,
ad agosto, a Ferragosto, un problema che finisce l'acqua. Io ho tutto l'interesse per andare a risolvere il giorno di Ferragosto. Il privato non ce l'ha questo interesse, certo, perché magari è a mare e non ha voglia di ritornare in struttura o no, non ha i contatti giusti per andare a sistemare quel problema. Quando quel turista ritornerà nella propria città o fuori Italia, non dirà che è stato male nella struttura di Ezio Bono, in quella casa vacanze, dirà che è stato male a Sciacca. Certo, sarà una pessima pubblicità. Ambrosetti, ma è vero che il declino iniziò quando il servizio sanitario non rimborsava più le cure termali? Il declino delle terme italiane. Io mi riferivo a quelle, certo, di Sciacca. Certo. No, quelle di Sciacca in qualche modo, circa 250 aziende fallirono. E questo avvenne esattamente 90-91. Anzi, 91-92 per essere più precisi. Quindi prima, poco più di 30 anni fa. Sì, prima ci fu un decreto che abolì il congedo straordinario per le cure termali, che erano quelle 2 settimane che venivano concesse purché si distanziassero 15 giorni dalle ferie per le cure termali. Questa fu la prima botta e lì fallirono un centinaio, 120, 130 imprese del Lazio che assorbivano la domanda dei ministeriali. È un certo numero, una settantina della zona toscana Emilia-Romagna, Lombardia, perché assorbivano invece l'impresa privata. Poi ci fu nel 92 il decreto dell'assessore, del ministro della sanità, che ridusse il numero delle terapie che potevano essere curate con le prestazioni termali. Quindi non si poteva più andare alle terme con qualunque patologia, ma soltanto con quelle 10 patologie indicate nel decreto. Quindi questi due momenti provocarono uno scossone che portò al fallimento di circa 300 aziende termali e alla perdita di circa 12.000 posti di lavoro in tutte queste stazioni termali. Noi riuscimmo a difenderci perché stipulammo subito una convenzione con l'INPS e una convenzione con l'esercito per dare le cure termali agli assistiti INPS. Tanti carabinieri. E poi agli ufficiali dell'esercito che alloggiavano a Torre Macauda ma venivano a fare le cure termali alle terme. Quindi fu un modo di difendersi. Mi permetta però di fare una riflessione. Noi non dobbiamo parlare soltanto delle terme, perché le terme sono primus inter pares, cioè sono l'aspetto fondamentale. Dopodiché Sciacca ha anche un'altra enorme risorsa, sulla quale secondo me ci sono problemi serissimi, cioè la risorsa mare. Le spiagge di Sciacca non sono raggiungibili. Volevo chiedere a Ezio Bono proprio questo poco fa. Io per andare Lui a San Marco è l'impresa titanica. Sì, poi tra l'altro da San Marco l'impresa titanica. Abbiamo scoperto Ezio Bono pure con me, credo, che per un servizio navetta dal mare verso lì non c'entra più il comune, ma c'entra la Regione Siciliana. La Regione Siciliana, perché riguarda il trasporto straordinario. La Regione Siciliana deve autorizzare la cooperativa per fare il chilometraggio. Cioè, anche se la Eternal volesse farlo, ha bisogno di un'autorizzazione. Ma prima di autorizzare il tracciato, Ezio, deve fare la strada. Certo. Perché la strada non c'è, da San Marco non va il tracciato. Ma ci sono particelle private. Private. Che non sono di proprietà comune. La famosa via Penelope è privata. Che basterebbe anche acquisire. Una parte della via Ulisse è pure stiamo allargando. Ma è inevitabile. È inevitabile perché il tema è turismo termale, è chiaro che tocca in maniera inevitabile. Tocca così come... Le cure termali si fanno in 2 ore, poi cosa fa il turista? Certo. E lui se lo pone, questo problema. Non si è fatto Ma loro chiedono pure ai turisti, quando vengono i turisti da voi, vi chiedono delle terme, cosa ti risponde? Sono chiuso. Si girano dall'altra parte, fanno così, per non finire di non essere. Ma non è solo un problema di terme, che i servizi termali che non funzionano, che non ci sono. È un problema anche di immagine della città. Certo. La zona termale, il viale delle terme, la via Figuli e in parte anche il viale della Vittoria hanno un aspetto desolante, come dicevo poco fa, la sera ma anche di giorno, perché lì c'è l'ospedale chiuso, il motelaggio chiuso, entrambi in stato di degrado e abbandono. La zona est della città è abbandonata. Il teatro ancora non lo Francesco. Il San Francesco e lo stabilimento. Basterebbe, secondo me, a proposito del tema del frazionamento, che secondo me è una cosa semplice, così come la Regione a suo tempo affidò il parco al comune, non si può affidare quantomeno il bar. Si illumina la zona, si crea uno spazio
illuminato, la gente viene, si siede al bar, sta fuori, chiacchiera, parla, perché anche è completamente buia la zona. Noi rischiamo anche il parco non delle vengono terme, curati gli alberi. Il non parco cura... recentemente ristrutturato questa rischiamo che non venga deperito di nuovo. Questa è un'altra storia. Permettimi Massimo di dire che io prego veramente i deputati di questo territorio di farsi portavoce alla Regione, di dire che gli imprenditori locali sono nelle condizioni, hanno le capacità per acquisire in parte... Questa trasmissione questo obiettivo ha in questo momento. Noi non siamo interlocutori istituzionali e tuttavia credo che un messaggio stia venendo fuori nei confronti anche dell'amministrazione. Mi sarebbe piaciuto comune. Che il Consiglio Comunale avesse adottato una risoluzione di questo tipo, anziché quella dell'auspicio. Guardiamo le impositive. Poi un pannicello caldo quell'auspicio, un documento come tanti che si sono sempre fatti. E neanche il guarderà della regione. Lì si inserisce anche la necessità di tenere unito questo fronte, perché è un fronte che scricchiola per tante ragioni politicamente. Certo. Perché quindi certo. Sulle terme, pur di essere uniti, rimane il fatto positivo, secondo me, che sulle terme parlano la stessa lingua le parti politiche. E in questo auspicio inseriamo anche il teatro, visto che l'abbiamo citato, perché Sciacca ha bisogno di un teatro, ha bisogno come i supermercati. Un auditorium, no? Quello è un auditorium. Non è un teatro. No, parliamo. Ma si può gestire, anche se è un auditorio. Ah, San Francesco? Si può gestire. Lui parla del teatro Samonà. Che di fatto non è un teatro, è un auditorio. Certo, rimane il fatto che l'idea, il teatro Samonà, pur con tutta la megalomania, ricordiamoci che quel progetto non nasce per Sciacca, nasce per un altro posto, pur nella megalomania però c'era... Ecco, adesso sarò impopolare, lo so, però c'era un fil rouge che collegava il teatro, era gigante perché c'era il progetto della Sitas. Perché c'erano gli 11 alberi. Perché poi le cose non andarono... Ma anche lo stadio da 15.000 posti era in funzione di questa maniera di grandezza. Siccome le cose sono andate in un altro modo, e io non credo che sia stata soltanto colpa del destino cinico e baro, noi insomma, ci siamo fatti del male abbastanza in questa città, pur di andare contro certe idee... insomma abbiamo fatto di tutto, ci siamo messi di traverso, le cose vanno dette, è una storia lunga che non abbiamo il tempo di commentarla qui, però diciamoci la verità, insomma abbiamo fatto di tutto perché questa città, e siamo stati noi saccenzi a fare di tutto perché questa città non crescesse, quindi adesso piangerci addosso non vale molto. Io credo che il progetto sia questo, quello di suddividere bene, dobbiamo far passare questo tipo di interesse da parte dei nostri anche perché venditori. Scrivere qui i oggi bandi ne abbiamo due è più facile fare i bandi per fare ecco, molto più semplice i famosi mini bandi che siamo si sotto la soglia comunitaria quindi è molto più semplice qui ne abbiamo due ma io so che ce ne sono altri sì. E che ragionano come loro e quindi dobbiamo cercare di far passare questo nel mio piccolo per quello che può valere anche una trasmissione televisiva di cui ringrazio il collega e amico Giuseppe Recca per avermi suggerito di organizzarla. Io vorrei chiedervi una considerazione conclusiva a tutti, comincio da Ezio Buono, che siamo in conclusione, una riflessione conclusiva. Turismo, che questa è una città meravigliosa Massimo, questa è una città che ha un potenzialità enorme, noi potremmo vivere solamente di questo settore e l'abbiamo dimostrato con i numeri di posti letto, con la crescita, con l'economia, con l'imposta di soggiorno, dove l'imposta di soggiorno noi garantiamo tantissimi servizi a questa città, noi siamo pronti anche per l'aumento dell'imposta di soggiorno. Noi come associazione abbiamo fatto anche la proposta, ci stiamo tentando di portare, i miei clienti pagano 1 euro al giorno, di portarlo anche a 2 euro al giorno, però dobbiamo dare i servizi. Allora il chiodo fisso, tra virgolette, è quello della navetta per il mare, quello che è. Ma quello sarebbe il futuro, perché? Perché noi abbiamo, in questa città abbiamo il problema dei parcheggi, c'è il problema dei parcheggi. Allora Simone ha una struttura in centro storico, guarda che è brutto. Corso, in via Giuseppe Licata la sua struttura, il turista deve cercare il parcheggio prima, no? Deve prendere la macchina, deve scendere a San Marco a Sovereto e lì è un incubo trovare parcheggio. Oltretutto non abbiamo neanche le doccette a mare, questo è un altro problema. Dobbiamo risalire con la macchina e andare a cercare di nuovo parcheggio, è impossibile. Invece il bus prende i clienti, ma anche la gente dei Saccenzi e li porta direttamente in spiaggia. Questo è un servizio meraviglioso. Ma anche a pagamento, che poi lì quando si parla di pagamento vi garantisco che poi subentrano le strutture ricettive a pagare il biglietto ai propri clienti, come noi abbiamo fatto sempre per il carnevale. I miei clienti, il ticket carnevale, glielo abbiamo regalato noi.
Lo sai, l'anno scorso a maggio, perché è stata sempre questa anche una nostra proposta, per far conoscere ai francesi, alla gente di Milano, il carnevale di Sciacca. Perché il nostro carnevale si fermava fino a Messina. Neanche. Parliamo della Sicilia orientale, quindi ecco, quando si parla, noi abbiamo fatto una nota che siamo contenti che di nuovo si fa il carnevale a settembre, perché il carnevale ha un costo enorme per le casse comunali, magari aveva, adesso forse siamo pari, però dobbiamo far conoscere, abbiamo bisogno di eventi, quindi servizi, dobbiamo servizi, dare servizi, servizi in questa servizi. Città. Allora Alfredo, io penso anche un'altra cosa, le cose che ha detto Ezio Bono sono condivisibili, io penso che ci deve essere anche una qualità urbanistica. E una qualità urbanistica significa una revisione del piano urbano del traffico, il problema dei parcheggi, si potrebbe intervenire sull'ASP proprio per questa struttura che da 15 anni, da 20 anni è chiusa e che potrebbe tranquillamente, proprio essendo all'inizio della città, diventare un parcheggio multipiano. Vi insegnate che demolire un edificio costa moltissimi soldi. E lo so, soldi. Ma che facciamo? La regione, regione vuole 8 milioni di euro. Ma il PNRR, ma chi lo vuole? Se ne poteva demolire una parte. Ma chi dire. Lo vuole? Ma soprattutto sul piano della qualità della vita all'interno della città, va fatto molto. Non soltanto la crescita degli operatori, non soltanto l'inglese per tutti, non soltanto, ma soprattutto un ordine cittadino, un ordine urbanistico, non tanto un problema di pulizia della città, quanto un problema di disponibilità della città, di fare in modo, questo della navetta è una soluzione ragionevolissima, perché mi è successo in quel brevissimo periodo in cui mi è successo perché c'è una grandissima difficoltà nel parcheggio nel centro storico e poi da lì devono muoversi tre volte nel corso di una giornata. Certo. Una volta per il mare, una seconda volta per magari andare nell'Interland tra Cattolica e Agrigento, una terza volta per andare a... Cioè è impossibile, così non... Bisogna programmare, ma bisogna avere anche il coraggio di immaginare delle cose che in questo momento non sono immaginabili. Mi riferisco proprio al parcheggio multipiano o al Museo di Santa, alla Chiesa di Santa Margherita, che sono 40 anni che si parla di questa cosa, e 40 anni che non si fa. E ancora aspettiamo. Simone. Io posso terminare soltanto con la mia piccola esperienza. Io voglio dire una cosa, che io non ho mai deciso di vivere a Sciacca. Io non ho, a un certo punto non ho avuto il coraggio di tornare, non ho avuto il coraggio di andare via, perché io ho capito che a Sciacca stavo bene. E stavo bene per i colori, l'aria, nasco in un paese di mare, quindi dopo tanti anni di Roma non puoi stare lontano dal mare per troppo tempo se ci sei nato, no? Però noi non dobbiamo mai diventare assuefatti alla bellezza, perché io non ho, in 4 anni che vivo qui non ho mai visto un tramonto uguale all'altro, ogni giorno il tramonto è diverso e io ogni giorno ringrazio di potermi sedere in piazza a bere un aperitivo e guardare quel panorama lì. E è la stessa cosa che vedono gli occhi dei miei turisti, degli ospiti che ci scelgono. Per questo poi noi dobbiamo continuare a promuovere il territorio e a raccontarlo, perché poi il segreto vero dell'economia di questo posto è esattamente questo, è il racconto del territorio, perché è lì la nostra ricchezza. Poi vengono le terme, poi viene tutto il resto, ma quando noi il turista lo prendiamo e lo portiamo in piazza, il turista fa ah, sì. E là basta, non serve più niente. Una terrazza sul mare credo ci ne sia. Poi è evidente che Sciacca tante cose vanno migliorate, ma come in tutte le altre città del mondo. Certo. Quello che possiamo fare noi operatori turistici, mi permetto di parlare anche a nome di Ezio, è che naturalmente noi, come dire, accompagniamo l'ospite e cerchiamo di dare credito a quello che c'è di bello e a non far vedere le cose che non vanno. Certo. E tu dai dei consigli, guidi, e se serve le accompagno io al mare, se serve gliela parcheggio io la macchina. L'importante è che quando tornano, l'importante è che tornino. Esatto. Giuseppe. Mi piacerebbe essere altrettanto poetico come lo è stato Simone, che ha detto delle cose bellissime. Ancora oggi io mi emoziono quando vado in piazza e osservo il mare, osservo il tramonto, ma anche solo osservare un peschereccio che entra, e noto che i turisti, i visitatori
anche loro rimangono stupiti, fotografie, immagini, eccetera. È davvero bello. Quello che io auspico, per andare un po' nel concreto, è che ci sia davvero unità di intenti da parte della politica e della classe dirigente e cittadina, al di là degli steccati politici, ma non solo di facciata, come può essere un documento sottoscritto da tutti e inviato a Palermo, alla regione siciliana, soltanto per metterci la coscienza a posto. Auspico unità vera al di là degli steccati politici, perché come diceva poco fa qualcuno, io oggi dico A, tu magari ti piace la mia idea, però tu sei di un colore politico diverso . E allora sei costretto a dire B. E come la tiratina d'orecchie che qualcuno ha fatto al presidente di Sciacca Turismo, Ezio Bono, solo perché lui ha detto che era positivo fare il carnevale estivo ed è positivo prolungare la stagione estiva, la programmazione degli eventi fino ad ottobre, cose che avevano suggerito loro come associazione. Però qualcuno l'ha vista, l'ha letta come un complimento all'amministrazione comunale ed è stato quasi rimproverato. Questa non è cultura, così non si cresce, così non possiamo andare da nessuna parte. Ma io ti rubo 10 secondi. Sì. Da parte nostra, anche di strutture ricettive, anche da parte della città, è doveroso anche un ringraziamento al lavoro straordinario fatto in questi anni dal museo nella gestione delle grotte vaporose di San Museo dei Cinque Sensi. Museo dei Cinque Sensi. Che hanno riaperto alle visite. Ecco il privato. Ecco le grotte perché sono rimaste aperte. Scusate. No, non sono rimaste aperte. Perché sono state affidate. E sono sempre proprietà regionali. Sono sempre perché come museo le abbiamo chiesto, abbiamo chiesto la possibilità di modo anche abbastanza. Allora io domani chiedo il bar, perché mi piace aprire il bar. Questo è un altro argomento. Io voglio concludere, siccome le cose non sono tutto a un solo linguaggio, fatemi dire una cosa che secondo me è di fondamentale importanza. I lavori del secondo stralcio del PARF, che sono in fase di completamento, e poi quelli che si completeranno con l'ampliamento della capacità del depuratore, permetteranno il riutilizzo della costa. Quindi credo che questo sia un passaggio che non possiamo mettere tra le cose così, tra un fatto qualunque. Questo è un fatto di straordinaria importanza. Mi dispiace anche la bandiera blu. E mi dispiace che la città si sia attardata sui disagi per il traffico, perché le strade erano rotte. Ma questo purtroppo fa parte della cultura. Anche quando fecero la metanizzazione 25 anni fa, 30 anni fa, io ero molto più giovane. Mi ricordo che ci furono le stesse cose. Lì siamo. Grazie per averci seguito. Appuntamento con Vespera la prossima settimana.